Oggi Montagna Reale ospita un importante seminario formativo organizzato dall'Ordine degli Ingegneri. E l'argomento, diciamo, di cui si discute qual è? Allora, ci siamo occupati, abbiamo affrontato la materia delle azioni sismiche sulle strutture in generale e i metodi per fronteggiare e quindi far sì che le strutture realizzate possano essere sicure in caso di sisma. E quindi un'innovazione tecnologica sulle strutture che è importante anche per gli enti pubblici, soprattutto scuole, ospedali. Esattamente, proprio in questo momento in cui si parla anche di terremoti, diciamo, che abbiamo registrato sul territorio continuamente, diciamo, scosse sismiche, quindi è importante, tra l'altro in questo momento storico in cui gli enti pubblici sono particolarmente sensibili e attingono anzi a finanziamenti per gli edifici scolastici, soprattutto quelli a cui siamo maggiormente interessati. Chiaramente è stato un importante incontro che ha visto la partecipazione del professore Di Paolo, del professore Muscolino, della professoressa Pirotta, dell'ingegnere Cristiano Bilello, anche della figura dell'ordine ingegneri, dell'ingegnere Nico Scia, che è stato qui a portare il saluto dell'ordine, e dell'ingegnere Trombetta per quanto riguarda la FIP, che quindi adesso esplicherà degli esempi pratici di applicazione di questi sistemi per fronteggiare proprio le azioni sismiche sulle strutture. Chiaramente è stato un ringraziamento particolare, lo rivolgo all'ordine ingegneri, alle due università, quella di Messina e di Palermo, per aver accettato questa proposta di far sì che si potesse svolgere a Montagna Reale un seminario che tra l'altro dà la possibilità ai professionisti di acquisire dei crediti formativi. Vengono descritte da vari studiosi, in particolare il professore Di Paola, la professoressa Pirrotta dell'Università di Palermo, poi dei professionisti che hanno lavorato ad alto livello anche all'estero, come l'ingegnere Bilello e l'ingegnere Luca Trombetta, descriviamo le tecniche più avanzate per la realizzazione di edifici in zona sismica alternative alla progettazione convenzionale, che è quella che prevedeva la norma fino a poche anni fa, l'unica progettazione prevista, che si basava sulla possibilità che per sismi violenti le strutture si danneggiassero. Quindi non molti sanno che la normativa per tanti anni, anche quella attuale, prevede un certo coefficiente di duttilità, e questo coefficiente di duttilità prevede che per sismi violenti la struttura si danneggi, mentre per sismi di bassa intensità rimane integra. Noi stiamo facendo questa divulgazione perché ci sono delle tecniche ormai avanzate, ormai diffuse, un po' più costose rispetto a quelle tradizionali, che permettono di realizzare strutture tra virgolette sicure, che non abbiano danni quando arriva il sisma violento, e quindi una certezza per la popolazione, no? Ecco, la provincia di Messina è, diciamo, a rischio sismico, si sa. In percentuale, quanto viene utilizzata questa tecnica? Allora, questa tecnica è stata inventata praticamente nell'epoca moderna, negli anni 70, in California e in Nuova Zelanda e in Giappone. A Messina stanno cominciando a realizzare, in provincia di Messina, gli edifici negli ultimi 5-6 anni. Quindi è una tecnica abbastanza nuova per noi, va ben collaudata per gli altri nazioni. Io ho fatto la mia carriera accademica a Palermo, poi mi sono trasferito 20 anni fa a Messina, forse anche 25 anni fa, purtroppo quasi, e all'epoca ho cercato di propagandare questa tecnica alle amministrazioni comunali e provinciali, però non ho avuto molto successo. Questa è l'unica tecnica che rende sicuri gli ospedali quando arrivano i sismi, perché purtroppo quando arriva un sismo la struttura che deve funzionare sempre è un ospedale, e l'ospedale può essere funzionante solamente quando arriva il sisma violento, soltanto se la struttura è isolata alla base, secondo queste tecniche moderne ma ben collaudate. Dal punto di vista legislativo c'è qualcosa che impone magari alle pubbliche amministrazioni di costruire secondo queste metodiche più sicure? Quindi stavamo parlando proprio di questo qui con i colleghi. La norma attualmente non impone questo tipo di intervento. Più che una norma antisismica ci vorrebbero dei provvedimenti di carattere economico, socio-economico direi, perché se si potesse attingere a una defiscalizzazione totale da parte di chi intervenendo nel ristrutturare i propri edifici potesse appunto abbattere le proprie tasse, togliendo i costi che si dovrebbero affrontare per sistemare dal punto di vista dell'isolamento il proprio edificio, io credo che questo tipo di interventi sarebbero sicuramente più appetibili.
Quindi più che altro è un problema di carattere appunto socio-economico, oltre che tecnico. La tecnologia ormai è avanzatissima da questo punto di vista, però ci sono particolari resistenze, anche perché i costi purtroppo ancora sono abbastanza elevati. Allora, la cosa che voglio sinceramente è un monito a tutti gli allievi, ingegneri, ovviamente giovani, che occorre studiare, così come metteremo in evidenza in queste, diciamo, slide che presenterò, che la modellazione matematica è assolutamente importante per quanto riguarda il comportamento strutturale, e questo lo si ottiene solamente attraverso un approfondito studio, ed è lo studio che ci salverà da tutto.